Stefano Ludovici, siamo a Largo Genova, da dove parte questa seconda tappa del viaggio sul territorio rutulo, una tappa che si snoderà per la nuova Florida con tutte le sue criticità. Sì, abbiamo iniziato questo tour su tutto il territorio comunale, abbiamo fatto San Lorenzo, Nuova California, adesso stiamo qui alla Nuova Florida, che è il quartiere più grosso di Ardea, circa 12.000 abitanti, posizionato in una zona bellissima, purtroppo sta andando più con gli anni, col passare del tempo, in degrado. Faremo delle vie che dovrebbero essere le vie, diciamo così, le più belle di questa zona, no? Non a caso si chiama Nuova Florida, e sono abbandonate a se stesse, all'incuria, all'abbandono totale. Passeremo anche davanti alla famosa, diciamo così, isola ecologica, che da tempo che se ne parla, che riapre, ripartono i lavori, invece sta lì abbandonata a se stessa. E gireremo tutto il territorio facendo capire e sperare che i cittadini vedano quello che è, il come sta andando in questi ultimi anni Ardea. Qui sorge una discarica. Mentre ci districiamo tra una buca e l'altra, un po' di sani rifiuti abbandonati. Non manca nulla, eh? Tanto stiamo facendo un po' di rally. Vedete? Forse le nostre macchine non sono preparate, ma diamo dei calcinacci. Vedo anche dei materassi. Magari chi vuole schiacciare un pisolino nella notte. Oh. L'isola ecologica. Lei è residente qui nel quartiere della Nuova Florida, la prima volta che vede l'isola ecologica, qual è l'impressione? Che è tutto tranne che ecologica, cioè pensavo di trovare un'isola ecologica e come si può vedere non c'è nulla di ecologico qui, ci sono topi, ci sono ossi di animali, ci sono residui bruciati, è sconvolgente, non sapevo dell'esistenza.
ma tutto mi aspettavo fuorché trovare questo. Fa venire i brividi sapere che c'è un posto del genere a 300 metri da casa mia. Non ho parole, non ho veramente parole sulla gestione di un'isola ecologica di questo tipo. Così. Cioè, è impressionante. Non so che dire. Lei diceva a 300 metri da casa mia. Casa mia, casa sua, ne parlavamo poco fa, ha anche diversi problemi a livello di manto stradale. Sì, è come passare in una città bombardata tutti i giorni. Peccato che l'Italia non è stata più bombardata dal 45, quindi fa impressione anche quello, ma a quello ti abitui, nel senso che succede a Roma, provincia, le strade sono un po' dissestate, i comuni hanno problemi economici, è triste, ma a quello ci fai attenzione e ti abitui. Questa però è un'altra realtà. Questa non è nemmeno il degrado della spazzatura che non viene ritirata, questa è cattiveria nei confronti di un territorio, dei cittadini di un territorio. Questa è proprio abbandono, non è cura, è un disastro. È anche abbandono, però è cattiveria da parte dei cittadini stessi o da chi comunque arriva da non si sa dove e scarica. È difficile dare la responsabilità ad una persona e quindi ad un cittadino o ad un passante o a chi ha un'attività illegale e quindi pensa che il modo migliore per riuscire a gestirla sia questo. La colpa è di chi dovrebbe vigilare e non lo fa. Questo è. Cioè, se io prendo un impegno nei confronti di una comunità, il mio dovere morale, anche nei confronti dei miei figli, cioè se io mi sono candidato qui e sto qui e vigilo il territorio, diamine, non gli posso consegnare questo. È ingiustificato. Cioè, questo è un crimine contro la cittadinanza, ma in primo luogo contro se stessi. Si dorme la notte sapendo che c'è una situazione del genere? Io credo che non è possibile. Una passeggiata di salute in via Pavia. Vediamo anche qui materassi, interni di qualche divano, tavolini. Rifiuti di ogni genere. Sono una vera e propria montagna, un cumulo. E siamo all'incrocio con via Garda.
siamo davanti alla scuola di via Verona, per l'esattezza davanti ad un cartello che segnala pericolo, un cartello diciamo che ricopre un foro, una buca pericolosa veramente, davanti a una scuola dove quotidianamente arrivano bambini. Beh, penso che già dalle immagini si capisce la pericolosità di questa buca e soprattutto vedendo queste frange, questa non è una cosa che riguarda da poco tempo, mi sembrerebbe una cosa che sta qui chissà da quanti mesi, da quello che io posso vedere. Quindi che ancora oggi nessuno ha preso provvedimenti a risolvere, cioè a ricoprire questa buca, soprattutto in vista di bambini che qui possono uscire dalla scuola, quindi correndo, muovendosi senza guardare dove mettono magari i piedi. Io penso che questa è una cosa veramente degradante, nel senso che se il comune non riesce a prendere provvedimenti per una cosa così non so neanche come spiegare, cioè una cosa così facile da sistemare, diciamo, facile da sistemare, si vede che per altre cose, le immagini che abbiamo visto precedentemente, quelle rimarranno lì chissà per quanti altri mesi e quanti altri anni. Questa è una mia ovviamente opinione. Dicevamo prima, è pericoloso tra l'altro anche perché qui la notte non c'è illuminazione, sì, quindi chiunque potrebbe... Sì, infatti come potete vedere questa è una zona non illuminata. Incidenti mortali ne sono accaduti in queste zone di via Novara, di Nuova Florida, e quindi questo potrebbe essere anche un pericolo per chi percorre questo tragitto sia con la macchina, con la bicicletta, con i motorini eccetera. Quindi non essendoci un'illuminazione questo facilita ancora di più degli incidenti e purtroppo a volte mortali come sono accaduti in queste zone insomma. Stiamo costeggiando la scuola e come potete vedere, oltre alle immagini mosse perché è difficile camminare senza sbandare, abbiamo anche questo scenario. C'è anche un mini sentiero che porta a questo canneto e qui la scuola. L'unica cosa che io vorrei puntualizzare per quanto riguarda la scuola è che qui appunto abbiamo un volantino dove i buoni mensa verranno a costare 4,50 euro per ogni alunno al passo più il trasporto, e quindi verrebbe una somma totale di 42,50 euro al mese per ogni alunno. Allora, senza alcuna agevolazione per i meno abbienti. Allora io dico, cioè, oltretutto i soldi praticamente vengono chiesti ai cittadini e quindi il cittadino non si può tirare indietro e non pagare perché comunque chi c'è un bambino deve andare comunque obbligatoriamente a scuola. Allora cerchiamo in ogni modo di fare che queste persone che si impegnano a pagare abbiano pure qualcosa in più. Si permettono di chiedere dei soldi per la mensa, che chi ha 2 o 3 bambini ovviamente ha dei problemi a pagare, però poi non fa nulla per cercare di agevolare il cittadino che vive in queste zone. Cioè, quindi si chiede, ma praticamente non si dà nulla. Chiusura di questa seconda tappa con il consigliere Tantari. Abbiamo visto sabato scorso Tor San Lorenzo, oggi il quartiere della Nuova Florida con tutte le loro problematiche. Bisogna andare avanti, intervenire e cercare di soddisfare anche quelle che sono le richieste dei cittadini, cittadini che sono sempre più stanchi. Buongiorno a tutti innanzitutto. Sì, hai detto bene, qui le problematiche sono tanti, dalla mensa al trasporto, alle scuole, poi per non parlare del degrado che ormai tutte le vie sono piene di immondizia, di rifiuti, la città è invivibile in questo momento. E poi voi l'avete girata più di me, quindi vi rendete anche conto su questo fatto. Bisogna innanzitutto
educare molto bene la città, perché i cittadini a maggior parte sono loro che creano queste problematiche al comune, al di là dell'amministrazione che non funziona, però diciamo con il buon senso, con la buona volontà, credo che ci si possa riuscire almeno a questo qui. Voi in quanto rappresentanti dei cittadini, voi consiglieri, avete intenzione di portare il problema all'interno del Consiglio Comunale quanto prima? Sì, questo già ne abbiamo parlato noi, tutti i consiglieri comunali, di questo sì. Quindi cercherete di far qualcosa per cambiare questa situazione? Certo, perché noi abbiamo fatto di tutto, abbiamo fatto esposti alla prefettura, abbiamo più volte richiamato gli assessori a risolvere il problema. Questo non è il modo di presentare la città a chi viene da fuori. Questo. E soprattutto a chi ci vive quotidianamente. Soprattutto a noi che ci viviamo, noi, i nostri figli, i nostri nipoti, il nostro futuro, insomma, no?